tese, sembra davvero che stia volando e invece precipita, cade. Sta cadendo lungo la tromba delle scale di un condominio di Padova, 3 piani. Il secchio delle pulizie lassù, sul pianerottolo, perché quell'uomo lavora in quello stabile numero 15 di Piazza Insurrezione. Il secchio delle pulizie lassù, una scarpa che è saltata via al primo piano e lui che cade, non vola, cade sempre più veloce, verso il pavimento dell'atrio e intanto urla in quel condominio silenzioso di prima mattina. 15 metri, 3 piani, uno dopo l'altro e poi il tonfo sul pavimento e l'altra scarpa che vola via, lontano. La moglie lo troverà qualche ora dopo, nel vano dell'ascensore, morto. Cambiamo scena, cambiamo città, andiamo a Milano. È dicembre, quasi Natale, è il 12 dicembre del 1969. C'è una banca che si chiama Banca Nazionale dell'Agricoltura e sta in un palazzo di 3 piani, solido e squadrato, che si affaccia su Piazza Fontana, proprio davanti all'Arcivescovado. È una banca grande, ha quasi 300 dipendenti ed è piena di gente, perché anche se sono ormai le 16:30, quello è un giorno speciale. È venerdì, è quasi Natale e c'è il mercato che riunisce allevatori, agricoltori e commercianti di mangime di tutta la provincia di Milano. Tra l'altro fuori fa un gran freddo e piove anche. Quindi per parlare è meglio starsene dentro, nella banca, che fuori, in Piazza Fontana. Quella mattina in banca c'era un'aria particolare, era una giornata uggiosa, molto buia, però a tutt'attorno c'era un clima di festa, di Natale, e poi quel giorno, come tutti i venerdì, c'era il mercato degli agricoltori e la nostra banca, l'unica banca del centro di Milano, non avrebbe chiuso lo sportello alle 16:30, ma l'avrebbe continuato fino alla fine delle contrattazioni, diciamo così, degli agricoltori. Al centro di una grande sala circolare, chiusa da 2 vetrate a cupola, la rotonda la chiamano gli impiegati e i clienti, c'è un grande tavolo ottagonale pesante di mogano, coperto da una lastra di cristallo. Attorno si muovono un centinaio di clienti che parlano tra loro, compilano distinte diversamenti e assegni, vanno e vengono dagli sportelli, dietro i quali ci sono 70 impiegati. C'è anche il signor Zinni, dietro lo sportello numero 15, quello delle contrattazioni, perché quella banca è una specie di borsa di scambio per agricoltori e allevatori. C'è un signore che si chiama Giovanni Arnoldi e ha un cinema a Magherno, un piccolo centro in provincia di Pavia, ma fa anche il mediatore di terreni ed è per quello che è lì, in banca, perché un suo amico di Milano sta trattando un acquisto e c'è bisogno della sua presenza per chiudere l'affare, anche solo con una stretta di mano. C'è un signore che si chiama Pietro Dendena e ha 45 anni. Il signor Pietro è di Lodi, dove ha un po' di terra, e ha lasciato là la famiglia, perché il giorno dopo è Santa Lucia, e Santa Lucia a Lodi è come se fosse Natale. Si è precipitato a Milano per un affare, ha parcheggiato in fretta la macchina davanti al Palazzo di Giustizia e si è infilato in banca. C'è un signore che è molto preoccupato, si chiama Carlo Gaiani, ha 57 anni ed è lì per vendere le mucche del suo podere, che si trova proprio sulla linea di espansione della città. E il signor Gaiani ha paura che dopo le mucche gli toccherà vendere anche il podere. C'è un sacco di gente nella rotonda della banca, attorno al tavolo ottagonale. C'è anche un bambino che si chiama Enrico, Enrico Pizzamiglio, e ha 10 anni. È in banca con sua sorella Patrizia, che ne ha 16, ed ha una gran fretta perché vuole uscire a guardare le vetrine per i regali di Natale. I genitori hanno mandato avanti Patrizia a pagare una cambiale e poi si sono dati un appuntamento con lei ed Enrico alle 16:30 e se arrivano tardi dovranno aspettarli lì, in Piazza Fontana. Enrico non vede l'ora di uscire per andare a vedere i negozi. E poi c'è un uomo. È un uomo come tanti, che non si nota, non si fa notare. Va a sedersi al tavolo ottagonale. Attorno al tavolo, una per ogni lato, c'è una sedia. La gente va e viene, si siede, scrive, compila, poi si alza e se ne va. Appena c'è un posto libero, l'uomo lo occupa. In mano ha una borsa nera, una borsa di pelle con la fibbia di metallo, una Mosbach e Gruber, una bella borsa.
La mette sotto al tavolo, attende qualche minuto, poi si alza e se ne va, senza farsi notare, senza dare nell'occhio. La borsa, però, la lascia lì. È in quel momento che il signor Pietro, che è appena entrato in banca dopo aver lasciato la macchina davanti al Palazzo di Giustizia, trova un posto libero e si siede. Ma c'è qualcosa di strano. Lo dice anche ad un amico che sta lì vicino. È un odore strano, è odore di bruciato. Cambiamo scena. Restiamo a Milano, sempre in centro, sempre vicino alla banca, sempre a quell'ora, ma più avanti, tra Corso Vittorio Emanuele, San Babila e Piazza Duomo. È quasi sera, fa un freddo cane, piovigina anche, ma le strade sono piene di gente. Mancano 13 giorni a Natale e le luci colorate delle luminarie appese sopra le strade e quelle delle vetrine dei negozi si riflettono sulla pioggia che bagna i vetri delle macchine e illuminano il centro come se fosse giorno. Ci sono gli zampognari e sotto i portici, all'angolo delle vie, ci sono i venditori di caldarroste. I bar sono pieni per un caffè o per il primo aperitivo della serata. Al cinema c'è Un uomo da marciapiede con Dustin Hoffman e Nell'anno del Signore con Nino Manfredi. Alla Scala, a teatro, quella sera c'è Il barbiere di Siviglia di Rossini. Mancano 13 giorni a Natale, qualunque cosa sia successo prima, quello è un periodo di festa. Come scrive il giornalista Daniele Biachessi, tutti noi italiani ci sentivamo felici, immortali, allegri e innocenti. Ma laggiù, in fondo a Corso Vittorio Emanuele, c'è un uomo che corre. Urla, impreca e bestemmia e ha i vestiti bruciacchiati. È sporco di sangue. Ha sangue sulla testa, che gli esce da un taglio profondo. E anche le mani, che alza verso il cielo come se si arrendesse, sono insanguinate. La gente che lo ferma non riesce a calmarlo, ma capisce che è successo qualcosa perché indica un punto in fondo a Piazza Beccaria. Là c'è qualcosa, c'è Piazza Fontana. Che cosa è successo a Piazza Fontana? Ero al mio posto di lavoro, dall'altra parte del bancone, al famoso sportello 15, quando ricevetti una telefonata. Mi aspettavano al piano rialzato, che era un locale che dava direttamente con le sue vetrate direttamente sul salone. Sono le 16:30 passate da poco. Il signor Zinni lascia lo sportello numero 15 ed esce da dietro al bancone. Fa fatica ad attraversare la rotonda perché c'è un sacco di gente. Lo conoscono quasi tutti e tutti lo fermano per chiedergli qualcosa. C'è il signor Paolo che viene da San Donato Milanese e che lo ferma per parlargli. E c'è il signor Gerolamo, che ha 78 anni e ha una cascina vicino a Rò, e lo ferma per chiedergli consiglio su una transazione. C'è il signor Giovanni, di Magherno, che è appena entrato in banca per fare da mediatore ad un acquisto. E c'è il signor Carlo, che sta vendendo le sue vacche. Ci sono Patrizia ed Enrico, che non vede l'ora di tuffarsi nelle strade illuminate a guardare le vetrine. C'è il signor Pietro, che siede al tavolo ottagonale e che aggrotta le sopracciglia perché sente quell'odore strano, odore di bruciato. Intanto il signor Zinni è arrivato al piano di sopra. Appena arrivai al piano rialzato, mi diressi verso la vetrata e mi appoggiai con le spalle sulla vetrata. Fu il momento esatto in cui si udì un grande botto. Mi ritrovai lungo disteso 4-5 metri più avanti, per verso la porta della saletta dove mi trovavo, e si fece un grande buio. L'esplosione è partita proprio dal centro della rotonda, proprio da sotto al tavolo ottagonale. La fiammata è andata giù, scavando un buco nel pavimento, ma soprattutto è andata su, polverizzando il tavolo ottagonale e tutti quelli che ci stavano seduti attorno, come il signor Pietro.
La forza dell'esplosione, lo spostamento d'aria rovente che ha provocato, fa esplodere le vetrate dell'atrio, quelle degli sportelli e quelle della cupola. Solleva schegge di vetro, pezzi di muro, macchine da scrivere, sedie e banconi e li lancia tutto attorno come se fossero proiettili che massacrano e devastano tutto quello che incontrano, tutte quelle persone nella rotonda. Ammazzano il signor Paolo e il signor Carlo, il signor Giovanni e il signor Girolamo. Feriscono Patrizia ed escono fuori su Piazza Fontana, spazzando il marciapiede con migliaia di schegge di vetro che arrivano fino al ristorante L'Angelo. Ci sono anche due persone che volano fuori dalla banca, come nei film, e finiscono in mezzo alla strada. Mi rialzai un po' naturalmente confuso e percepii che tutti correvano verso l'esterno. Mi accorsi che il telefono suonava all'impazzato, mentre mi passavano vicino decine di colleghi che scappavano e fuggivano verso l'esterno, alcuni di loro chiaramente feriti al volto. Io istintivamente allungai la mano e presi il telefono. Era la questura che chiedeva cos'era successo perché era scattato l'allarme. Alla fine, siccome questo signore insisteva perché io gli dicessi che cosa vedevo, soprattutto in salone, dissi, adesso vado a vedere. Come mi avvicinai al salone, uscii, feci quei 4-5 passi che mi collegavano al corridoio d'ingresso del salone, cominciai a rendermi conto della tragedia che mi trovavo di fronte, soprattutto perché un signore mi si aggrappò ai pantaloni e mi pregava disperatamente di aiutarlo e io cercai di dirgli che avrei fatto il possibile ma non sapevo cosa fare. Questo signore mi disse: mi aiuti, guardi la mia gamba. Io però da allora ricordo molto poco. C'è un allievo sottufficiale di pubblica sicurezza che passa di lì su un autobus della linea N. Vede l'esplosione, la sente perché l'autobus traballa e allora esce fuori e si precipita dentro la banca per fare qualcosa, dare una mano, vedere che cosa è successo. Quando entra nell'atrio, il sottufficiale priore incontra un uomo senza un braccio che cerca di parlargli ma cade a terra. Sul pavimento ci sono due uomini massacrati e ustionati che strisciano per allontanarsi dalla rotonda. Quando arriva lì dove doveva esserci il tavolo ottagonale, il sottufficiale priore vede soltanto un gran buco, macerie e resti di corpi, confusi nella polvere che offusca la vista. C'è anche una mano che si agita come se chiedesse aiuto, ma quando la afferra il sottufficiale si trova in mano soltanto un braccio troncato di netto. Mi sono affacciato ancora allo sportello e ho visto cadaveri da tutte le parti. Sulla destra c'era un signore con le gambe, senza le gambe, che chiedeva aiuto, dei lamenti indimenticabili, persone anziane, persone che chiedevano aiuto alla mano. Abbiamo sentito un'esplosione tremenda, un boato vero e proprio, e più un odore di miccia, di polvere. In quel momento siamo rimasti così fermi dietro le macchine che andavano avanti. Poi, visto che c'è una ragazza ferita, sono entrato dentro e è stato uno spettacolo tremendo. Don Corrado Fioravanti, il sottufficiale priore, sono in tanti a precipitarsi nella banca per cercare di fare qualcosa e tutti si ritrovano di fronte ad una scena apocalittica, da film dell'orrore. Una volta giunto sul posto, entrato, io assistei a una scena che non dimenticherò mai, che ho ancora davanti agli occhi a distanza di tanti anni, un'esplosione gigantesca che aveva liquefatto alcune persone. Ho visto gente divisa in due, metà corpo e metà liquido. Ho visto braccia e gambe saltare nei posti più impensati, una addirittura al secondo piano all'interno della banca. Certo è che mi precipitai alla radio e dissi: manda 100 ambulanze, mandale subito. Fui preso inizialmente per il solito giovane che perdeva la testa a fronte di un intervento di poco conto. Mi fu detto da lì: stai calmo, non è niente, è soltanto un'esplosione, c'è qualche ferito, non ti preoccupare, adesso provvediamo. No, manda 100 ambulanze perché la cosa è gravissima. Fino a che riuscii a farmi credere e di lì a pochi minuti si paralizzò Milano. Anche se allora era soltanto un giovane funzionario appena arrivato a Milano, il prefetto Serra non si era sbagliato. Per un momento a Piazza Fontana, nella Banca Nazionale dell'Agricoltura, il 12 dicembre 1969 c'è stata la guerra. Di più, c'è stato l'inferno.
All'inizio, le persone massacrate e uccise sul colpo da quell'esplosione sono 12, che diventano 13 il mattino dopo, 14 il pomeriggio e salgono a 16 nei giorni successivi. C'è un altro, un signore che muore più di un anno dopo, di polmonite, ma aggravata dalle complicazioni per le ferite subite. 17 morti. I feriti invece sono 86, tra i clienti della banca, gli impiegati e quelli che stavano fuori e si trovavano a passare di lì per caso. 86 feriti. Lei dove è rimasto ferito? Sono rimasto ferito tutte e due le gambe. Era lontano o vicino al punto dove è scoppiato l'ordigno? A due metri e mezzo. Lei non si è accorto di niente prima? Proprio accorgermi di niente, mi accorgo solamente un po' di fumo. Ma un po' di fumo, nell'attimo poi ho sentito lo scoppio. Lei è caduto? Sì. Poi che cos'è che è successo proprio? Sono caduto, però mi sono rialzato quasi subito con i pantaloni tutti in brandelli e sono fuggito fuori. E ricordo che mi sono trovato in mezzo a uno scoppio, una fiammata, e dopo mi sono trovato in terra con la testa che si faceva fuoco ancora, bruciavo, per fortuna che non ero svenuto, altrimenti bruciavo là. 86 feriti. Tra loro c'è anche Enrico, il bambino di 10 anni che non vedeva l'ora di uscire per andare a scegliere i regali di Natale. Lo trovano nella rotonda, perché è lì, davanti a uno sportello, che l'esplosione ha travolto lui e sua sorella Patrizia. Lo portano di corsa all'ospedale e alla fine, dopo ore di sala operatoria, riusciranno a salvarlo, anche se devono amputargli una gamba. Quando si pensa ad una strage come quella di Piazza Fontana, di solito si finisce sempre per contare soltanto i morti e i feriti. Ma non ci sono soltanto loro. Non sono soltanto le persone che sono state colpite fisicamente dalla bomba ad essere state straziate e massacrate a Piazza Fontana come in tutti gli altri luoghi in cui è successo. Per ogni morto, per ogni ferito, c'è una famiglia. Ci sono delle madri, dei figli, delle sorelle, dei fidanzati, degli amici che si porteranno dentro per sempre il segno di quello che è successo. Di quando gli hanno telefonato per dirgli che era successo qualcosa, qualcosa di brutto, ma hanno pensato che forse non era niente di grave, forse era soltanto ferito. E allora si sono messi a fare il giro di tutti gli ospedali, ad accendere sul telegiornale, a chiamare le redazioni dei giornali, dove magari il giornalista non se l'è sentita di dirgli che non era nella lista dei feriti, ma in quella dei morti, che non l'avevano portato al Fatte Bene Fratelli, ma in via Gorini numero 8, dove c'è l'obitorio, dove magari sono arrivati troppo tardi, perché era chiuso, e allora hanno dovuto aspettare fino al giorno dopo per fare il riconoscimento di una persona che fino a poco tempo prima era lì, in casa, come sempre, e che adesso invece è su un tavolo di marmo, coperta da un lenzuolo bianco. E poi c'è il resto della vita, le bollette da pagare, i figli da tirare su, andare avanti, nonostante quello che è successo. Mio fratello purtroppo aveva visto quasi fisicamente caricare il papà e l'aveva riconosciuto dal fatto che portava un abito di Principe di Galles sul camion che lo portava all'obitorio. Quindi una rincorsa per la macchina, una rincorsa per ritrovare gli effetti personali, una rincorsa anche per portare poi il papà a casa nella sua destinazione finale, per riconoscerlo. 17 morti ed 86 feriti. A mandarli all'ospedale o all'obitorio di via Gorini è stata una bomba. All'inizio viene detto che potrebbe essere stata una caldaia, potrebbe essere esploso il riscaldamento centrale della banca, ma non è vero. C'è quel buco nel pavimento, c'è la dinamica dell'esplosione, ci sono schegge di metallo fuso attorno al buco e ci sono resti di una borsa. I periti potranno affermarlo con certezza. Ad uccidere tutte quelle persone, a massacrarle, sono stati 7 kg di gel ignite compressi dentro una scatola di metallo assieme ad un timer, un detonatore a tempo, ed infilati dentro una Mosbach Engruber nera. Perché c'è una conferma a tutto questo, anche se una conferma indiretta. Un'altra bomba trovata intatta in un'altra banca, sempre a Milano. Alle 16.25 di quel venerdì 12 dicembre, 10 minuti prima che scoppi la bomba in Piazza Fontana, un commesso della banca commerciale di Piazza della Scala nota qualcosa di strano. In un corridoio al pianterreno c'è una borsa, una bella borsa elegante, una Mosbach e Gruber nera.
è sul pavimento, vicino a un ascensore di servizio. L'avrà dimenticata qualcuno, succede. Così il commesso la prende e di nuovo nota qualcosa di strano. È pesante. Il commesso porta la borsa ad un funzionario, che la apre, e dentro ci trova una cassettina di metallo, di quelle che servono a custodire i soldi, chiusa a chiave naturalmente. Ma ci sono anche altre cose. C'è una bustina di plastica vuota e c'è un dischetto graduato da 0 a 60. Che cos'è? A cosa serve? Poi, a Piazza Fontana, scoppia la bomba. Alla banca commerciale si spaventano e chiamano la polizia, che accorre immediatamente. La cassettina di metallo viene presa in custodia dagli artificieri, che la seppelliscono nel cortile della banca, dove non dovrebbe creare nessun problema. In seguito potrebbe anche essere utile alle indagini. Però qualcuno prende la decisione di farla esplodere ugualmente. Una bomba alla banca commerciale di Piazza della Scala e una bomba alla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Piazza Fontana. Non sono le uniche in quel venerdì 12 dicembre 1969. Ce ne sono altre tre che esplodono, ma a Roma. Alle 16.55 scoppia una bomba nella Banca Nazionale del Lavoro di Via Veneto. La bomba è stata collocata in un corridoio del piano seminterrato, dove si trova il centralino e anche alcuni uffici. A quell'ora la banca è chiusa, ma ci sono una ventina di impiegati che stanno ancora lavorando. L'esplosione fa scoppiare tutti i vetri e arriva fino a quelli del bar davanti e dei palazzi sulla strada. Non muore nessuno, ma ci sono 14 feriti. 20 minuti dopo, alle 17.22, scoppia una bomba piazzata sotto il pennone della bandiera dell'Altare della Patria, vicino al Sacrario del Milite Ignoto. L'esplosione scaglia attorno i frammenti di pietra del basamento e fa crollare il cornicione di un palazzo vicino. Ci sono 4 feriti. Passano 10 minuti e ne scoppia un'altra, sempre all'Altare della Patria, ma dalla parte opposta, sui gradini che portano al Museo del Risorgimento. Crolla il soffitto dell'Ara Celi. I battenti del portone del museo si spalancano e vengono scagliati a metri di distanza, ma per fortuna non ci sono feriti. 5 bombe, tutte nello stesso giorno, tutte nelle stesse ore, a Roma e a Milano. E quella di Piazza Fontana, che ha fatto tutto quel massacro, con tutti quei morti e tutti quei feriti. C'è qualcosa dietro, qualcosa di grosso, qualcosa di brutto, qualcosa che fa paura. Io non credo alle ipotesi che dicono che quelli volevano essere attentati dimostrativi, che c'è stato un errore nella pianificazione per cui le bombe dovevano esplodere dopo che le banche avevano fatto uscire i clienti. Non ci credo. C'è un crescendo nella pianificazione terroristica che promana da quegli atti, da quei gesti. C'è un crescendo. Erano morti voluti. Chi ha portato quella cassetta dentro in quella borsa, quegli ordigni esplosivi dentro il salone della Banca dell'Agricoltura in Piazza Fontana ha scrutato in faccia le sue vittime, le ha viste al tavolo che compilavano i moduli, ha visto i loro visi di padri di famiglia, ha lasciato la bomba sotto il tavolo, se li ha guardati bene in faccia e è andato via, sapendo che dopo pochi minuti questi sarebbero stati uccisi. Non era mai successo prima. Certo, quello è un periodo particolare, quello è un anno particolare, è il 1969. Al bar una tazzina di caffè costa 50 lire, al cinema c'è Easy Rider di Dennis Hopper e tra i dischi più venduti c'è una strana canzone molto sensuale che si chiama Je t'aime moi non plus e che è stata proibita in tutto il territorio nazionale dalla magistratura. A teatro c'è Dario Fo con Mistero Buffo e Dario Fo assieme a Franca Rame organizza il Controfestival di Sanremo. Il 20 luglio 1969, alle 4.16 del mattino, è una domenica, Neil Armstrong fa il primo passo dell'uomo sulla Luna. È importante il 1969. È un anno di trasformazioni, ma anche di scontri e di conflitti. Il paese che faceva da sfondo a quell'autunno caldo, alla strategia della tensione e all'attentato, era un paese in rapidissima evoluzione. Era un paese che aveva conosciuto da poco le lotte sociali, le lotte operaie, l'organizzazione
il gusto della conflittualità, il gusto di veder rispettati i diritti sul posto di lavoro, nella scuola. Era un paese che si scrollava di dosso anche un vestito molto stretto di autoritarismo che era pervasivo nelle scuole ancora, nella pubblica amministrazione, nelle istituzioni dello Stato. Non dimentichiamo che appunto le questure erano rette in gran parte in quel 1969 da uomini che avevano fatto buona parte, avevano iniziato la loro carriera sotto il passato regime, il regime fascista. C'era quindi una struttura ancora autoritaria nel modo di pensare. Dal punto di vista politico, il 1969 è un anno molto caldo. C'è una crisi interna alla Democrazia Cristiana che la porta a cambiare segretario per 3 volte in un anno. Ci sono le agitazioni dei lavoratori, i cortei interni alle fabbriche, gli scioperi a gatto selvaggio, decisi all'improvviso da un gruppo di operai di un settore che in questo modo blocca tutta la fabbrica. Ci sono gli scioperi autonomi dei sindacati e ci sono le manifestazioni di piazza. Ci sono scontri, a volte anche molto duri, tra manifestanti e forze dell'ordine, tra giovani studenti e operai e i reparti di pronto intervento dei carabinieri o gli agenti dei reparti mobili, quelli che allora venivano chiamati celere. Ma non c'è soltanto questo. Non c'è soltanto la violenza in quell'anno. Non ci sono soltanto gli scontri tra estremisti di destra e di sinistra, o tra questi e le forze dell'ordine, con i reparti celere della polizia e dei carabinieri. Ci sono anche tante altre cose in quel 1969. L'Italia di quegli anni, l'Italia che viene colpita dalla strage di Piazza Fontana, è un'Italia estremamente vitale, è un'Italia giovane, è un'Italia che irrompe in nuovi spazi di democrazia, di divertimento, di curiosità, è un'Italia che ama sperimentare, ama viaggiare, ci sono culturalmente, dal punto di vista del tempo libero, tutta una serie di nuove sfide. C'è una facilità di intreccio tra strati sociali diversi, di conoscenza reciproca che era impensabile fino a... E quindi è un paese estremamente vitale. Chi cercava di drammatizzare elementi che pure erano di grande durezza, talvolta anche di violenza, ignora come nel complesso l'affresco è di un paese che sta fiorendo, è un paese che sta sbocciando a una reale democrazia. Questa è l'Italia del 1968-69 e questo sbocciare conosce improvvisamente il gelo di quella strage. Tutti quei morti e tutti quei feriti. Una cosa del genere non era mai successa, non si era mai vista. La strage di Piazza Fontana è un colpo che scuote tutta l'Italia, ma soprattutto sgomenta tutta la città di Milano, tutti i milanesi. I funerali si tengono 3 giorni dopo, il 15 dicembre. È un lunedì. È una giornata fredda e nebbiosa, come quelle che c'erano una volta a Milano. Le 16 bare, tutte uguali, in legno di noce, con la targhetta sopra, cognome e nome, Arnoldi Giovanni, China Giulio, Corsini Eugenio, escono in ordine alfabetico dall'obitorio di Via Gorini e attraversano Milano, fino al Duomo. Passano anche davanti a Piazza Fontana. A seguirle c'è una folla enorme. Ci sono centinaia di migliaia di persone che bloccano il traffico, con la gente che si ferma agli incroci e scende dalla macchina per salutare togliendosi il cappello. C'è tutta la città, c'è tutta Milano. Una strage, perché? Perché questa strage? Perché? Perché questa strage? La cosa che ricordo
meglio era intanto il silenzio e gli sguardi della gente. Mi sentivo come non toccavo il selciato del Duomo. Quegli sguardi della gente sembrava che volessero proprio bloccarmi. Li sentivo vicini, sentivo che volevano parteciparmi quando anche loro sentissero il dolore. Erano tutte persone comuni. Io sono convinto che c'era la Milano che faceva andare avanti la città. Erano tutti lì quel giorno e nessuno li aveva chiamati, erano venuti da soli. Chi è stato? Chi ha messo quella bomba nella Banca Nazionale dell'Agricoltura di Piazza Fontana e ha ammazzato in quel modo 17 persone e ne ha ferite 86? La polizia lo sa, o almeno crede di saperlo. E fino da subito, fino dal tardo pomeriggio di quel venerdì, poche ore dopo che esplosa la bomba, sono stati gli anarchici. Di solito sono loro quelli che mettono le bombe. E poi ci sono quegli obiettivi, le banche, l'altare della patria. Per la polizia sono stati gli anarchici. A poche ore dalla strage, il prefetto di Milano, Libero Mazza, telegrafa al presidente del Consiglio, Mariano Rumor. Ipotesi attendibile che deve formularsi indirizza indagini verso gruppi anarcoidi, out comunque frange estremiste. Nelle 24 ore successive alla strage, la polizia ferma per accertamenti più di 150 persone, tutti appartenenti a gruppi anarchici o di estrema sinistra, ed effettua centinaia di perquisizioni. Coordinare le indagini è il questore di Milano, Marcello Guida. La polizia ha idee ancora più precise. Le indagini si orientano sugli anarchici, ma su alcuni in particolare, che fanno parte di un gruppo ben preciso, quello del Ponte della Ghisolfa. Il Ponte della Ghisolfa era un circolo anarchico che faceva l'attività che facevano tutti i gruppi politici in quel periodo, quindi organizzava attacchinaggi, manifestazioni e via discorrendo. Diventa in quel momento, nell'autunno del 69, anche un punto di aggregazione di questi sindacati autonomi che si muovono al di fuori delle linee sindacali ufficiali. Il circolo del Ponte della Ghisolfa ha una sede in via Scaldasole, vicino a Porta Ticinese. È lì che attorno alle 18 di quel 12 dicembre arriva un'auto della polizia, un'auto civetta in forza presso la squadra politica della Questura di Milano, diretta dal dottor Antonino Allegra. Dentro l'auto ci sono due poliziotti e il vice dirigente della squadra politica, un giovane commissario che si chiama Luigi Calabresi. Sono lì per fermare alcuni anarchici e intanto ne arriva un altro, su un motorino. È un ferroviere che lavora presso la stazione di Porta Vittoria e che del circolo del Ponte della Ghisolfa è uno dei principali animatori. Si chiama Giuseppe Pinelli. Il commissario Calabresi ferma anche lui, o meglio, li invita a seguirli, e Pinelli lo fa. Attraversa tutta la città col suo motorino dietro all'auto della politica e si ritrova in via Fatebene Fratelli, dove c'è la questura, e dove ci sono già un centinaio di altri fermati che progressivamente vengono mandati al carcere di San Vittore. Lui no. Giuseppe Pinelli viene trattenuto in questura. Da quanti giorni era stato fermato il Pinelli? In questo momento io non posso rispondere esattamente perché gli atti sono stati esaminati dal collega Paolil, delegato per questa prima parte della istruttoria, quindi non posso puntualizzare. Certo è che il verbale era stato regolarmente trasmesso e l'autorità giudiziaria attendeva che il Pinelli, insieme ad altri, fosse trasferito alle locali carceri per entrare direttamente in azione mediante l'interrogatorio del fermato. Naturalmente, si fosse tardato per caso da parte della polizia di trasferire alle carceri il Pinelli, l'autorità giudiziaria sarebbe immediatamente intervenuta a ordinare essa stessa il trasferimento. Questo intervento non si è potuto ancora verificare perché il Pinelli poi
per quanto risulta si è suicidato. Giuseppe Pinelli era in questura da 3 giorni. La validità del suo fermo era scaduta da 24 ore e in mancanza di un mandato della magistratura che avesse trasferito anche lui a San Vittore, avrebbe dovuto essere rilasciato e invece è ancora lì. Nella notte fra il 15 e il 16 dicembre, Giuseppe Pinelli viene interrogato. È chiuso in una stanza di quasi 4 metri per 4 e mezzo, al quarto piano di via Fatebene Fratelli, assieme al commissario Calabresi, ai brigadieri Panessa, Mainardi, Mucilli e Caracuta e ad un ufficiale dei carabinieri, il tenente Sabino Lograno. Ad un certo punto, secondo le testimonianze, il commissario Calabresi esce dalla stanza per portare il verbale dell'interrogatorio di Pinelli al suo capo, il dottor Allegra. Un attimo dopo, Giuseppe Pinelli vola fuori dalla finestra e precipita 4 piani più sotto, su un'aiuola che non riesce ad attutire il colpo. Viene portato all'ospedale da un'ambulanza della Croce Bianca, ma non c'è niente da fare. Pino Pinelli muore senza aver ripreso conoscenza, in una stanza piantonata dalla polizia, che non lascia entrare nessuno, neanche i familiari. Giuseppe Pinelli stanotte veniva interrogato in una stanza al quarto piano della questura. Durante una breve sosta dell'interrogatorio si è gettato nel vuoto da una finestra rimasta socchiusa. Nonostante il tentativo di trattenerlo da parte del personale di polizia presente in quel momento, un ufficiale dei carabinieri e 4 sottufficiali di pubblica sicurezza. Pinelli è precipitato nel vuoto. È caduto su questa aiuola. Lo hanno trasportato all'ospedale, ma le cure dei sanitari sono risultate vane. Lascia la moglie e 2 figlie. Che cosa è successo in quella stanza al quarto piano della questura? Com'è morto Giuseppe Pinelli? Secondo il questore guida, si è suicidato. Era fortemente indiziato, il suo alibi si era dissolto e lui si era sentito perduto. La sua morte sarebbe quasi un'autoaccusa. Anche le prime testimonianze delle persone presenti alla sua morte sono molto precise. Pino Pinelli si è suicidato. Improvvisamente, dice il tenente Lograno, l'ho visto scattare e saltare oltre. Si è lanciato di scatto, dice il brigadiere Mainardi. Si è tuffato, dice il brigadiere Mucilli. Ha fatto un balzo repentino, dice il brigadiere Caracuta. E il brigadiere Panessa è ancora più preciso. Uno scatto felino. Ma non è vero. Né il suicidio, né l'alibi dissolto, né il tuffo o lo scatto felino. L'inchiesta del giudice istruttore Gerardo D'Ambrosio ricostruisce i fatti in un modo diverso. Sono capitati in questa inchiesta perché un procuratore generale, che fu uno dei grandi procuratori generali di Milano, Bianchi De Spinosa, decise di riaprire l'inchiesta sulla morte di Pinelli. Il primo processo fu archiviato e su una denuncia presentata dalla vedova Pinelli fu riaperta questa inchiesta. Secondo la sentenza che nell'ottobre del 1975 proscioglie i 4 brigadieri e il tenente Lograno dall'accusa di omicidio volontario, Giuseppe Pinelli sarebbe morto per qualcosa di molto particolare, un malore attivo. Era stanco, stressato, non aveva dormito ed era stato interrogato fino ad un attimo prima. Il brigadiere Mainardi gli offre una sigaretta, Pinelli l'accetta e si avvicina alla finestra per respirare una boccata d'aria fresca. Ma invece di tirarsi indietro si piega in avanti. Il corpo ruota sulla ringhiera e precipita nel vuoto. Un volo di 4 piani e Pino Pinelli è morto. È una sentenza che va rispettata, ma che sicuramente non convince tutti. Sulla morte di Giuseppe Pinelli restano sicuramente molte domande, alcune contraddizioni da sciogliere e alcuni fatti strani. La morte di Pino Pinelli è un fatto che dovrebbe essere approfondito, ma questa è un'altra storia.
Anche il commissario Calabresi muore. Viene ucciso il 17 maggio 1972. Per quell'omicidio verranno ritenuti responsabili Adriano Soffri, Ovidio Bonpressi, Giorgio Pietro Stefani e Leonardo Marino, tutti di Lotta Continua. Ma anche questa è un'altra storia. La delicata fase in cui ci troviamo nell'indagine non mi consente di anticipare nulla né di fare delle precisazioni. Ho detto che stiamo lavorando, è la verità. Stiamo lavorando con impegno, voi lo sapete, l'avete visto, e noi a questo punto non possiamo dire altro, non possiamo fare precisazioni. Ma ha precisato però in quale direzione si dirigevano le indagini? In tutte le direzioni, questo è importante, è una precisazione che annulla ogni altra, noi non escludiamo nulla. In realtà la polizia ha già in mente quello che ritiene l'autore materiale della strage. È un anarchico, naturalmente, che ha frequentato il circolo di Ponte della Ghisolfa e adesso frequenta il circolo 22 marzo a Roma. Ha 37 anni e fa il ballerino di professione. Si chiama Pietro Valpreda. Pietro Valpreda viene arrestato la mattina del lunedì 15 dicembre, proprio mentre il corteo funebre dei morti di Piazza Fontana sta attraversando Milano. È arrivato a Roma, convocato al Palazzo di Giustizia da un magistrato, che deve interrogarlo su alcuni attentati avvenuti attorno al 25 aprile, sui treni, e attribuiti anche questi agli anarchici. È tranquillo, Pietro Valpreda, evidentemente non crede di avere guai, perché all'appuntamento col magistrato non si è presentato con il suo legale, ma con sua nonna, la signora Rachele Torri, dalla quale dorme ogni tanto quando sta a Milano. E invece sta per uscire dal Palazzo di Giustizia quando due poliziotti gli si affiancano, lo prendono per le braccia, lo sollevano e lo portano in una stanza appartata, mentre la nonna gli corre dietro, gridando «Ma Pietro, ma dov'è che ti portano?» in milanese. C'è un giornalista del Corriere della Sera che si trova a passare dai corridoi del tribunale proprio in quel momento. Si chiama Giorgio Zicari, ricordiamocelo. Dice, e lo scriverà sul giornale, che mentre lo stava interrogando dalla stanza, il giudice avrebbe gridato «Ma chi siete voi anarchici? Cosa volete? Perché amate così tanto il sangue?» Dal tribunale, Pietro Valpreda viene trasferito alla questura di via Fate Bene Fratelli e da lì viene portato a Roma, dove viene interrogato per tutta la notte. Intanto, a Milano, Pino Pinelli è volato giù dalla finestra. Il giorno dopo, a Roma, Pietro Valpreda incontra il giudice Vittorio Occorsio, che gli contesta ufficialmente di essere responsabile di 14 morti, allora sono ancora 14, e quasi un centinaio di feriti. Insomma, di essere lui il responsabile della strage di Piazza Fontana. Pietro Valpreda è un colpevole, uno dei responsabili della strage, delle stragi di Roma della strage di Milano e degli attentati di Roma. La notizia, la conferma è arrivata un momento fa qui nella questura di Roma. Dottore Parlato, come siete arrivati a una così rapida identificazione dei responsabili? Attraverso un lavoro molto intenso che, come lei sa, è stato svolto in questi giorni da tutti i componenti le questure di Roma e di Milano e dall'Arma dei Carabinieri. Voi avete avuto subito i primi indizi? Sì, l'abbiamo avuto direi dopo qualche ora, quando si è cominciato a delineare un po' più chiaramente la situazione. L'ufficio politico ha cominciato a individuare qualche elemento, gli elementi che potevano ritenersi responsabili di attentati criminosi come quelli che sono verificati. Cos'ha la polizia su Pietro Valpreda? Perché è convinta che il responsabile della strage di Piazza Fontana sia proprio lui? Ci sono alcune testimonianze che parlano di attività sospette da parte del circolo 22 marzo e di Pietro Valpreda. Per esempio c'è un tale, il compagno Andrea lo chiamano, ma in realtà è un agente di polizia, infiltrato dalla squadra politica nel circolo fin dai giorni della sua fondazione. E poi c'è un altro personaggio, uno strano personaggio, si chiama Mario Merlino. Mario Merlino dice di essere un anarchico, ma ha anche strani contatti con il gruppo neofascista di Avanguardia Nazionale e con il suo fondatore, Stefano Delle Chiaie. Nella primavera del 1968 ha fatto anche parte di una delegazione di neofascisti italiani inviati da Pino Rauti e Stefano Delle Chiaie nella Grecia dei Colonnelli. Il Circolo 22 Marzo di Roma è un gruppo anarchico
bisogna riconoscere un po' particolare, perché in essi, in questo, militano Merlino, che è un ex nazista, che però continua a mantenere rapporti con Stefano Delle Chiaie, il capo di Avanguardia Nazionale, con un compagno che viene chiamato il compagno Andrea, che in realtà è un poliziotto, Ippoliti, infiltrato quindi dalla polizia nel gruppo, e un altro è Serpieri, che è un informatore del SID. Questa triade così crea dei dubbi, soprattutto così dà da pensare, soprattutto sul fatto che, per esempio, Valpreda da alcuni mesi è un controllato speciale dalla polizia. Poi c'è l'alibi di Pietro Valpreda, che secondo la polizia non reggerebbe. È sua nonna, la signora Rachele Torri, l'alibi di Valpreda. Dice che Pietro ha passato tutto quel venerdì pomeriggio del 12 dicembre a casa sua in via Orsini, inchiodato a letto dalla cinese, epidemia di influenza che in quel periodo ha colpito mezza Italia, ma la polizia non le crede. Ma soprattutto, ad inchiodare Pietro Valpreda, a fare di lui il responsabile della strage di Piazza Fontana, è la testimonianza di un tassista. È un tassista milanese, si chiama Cornelio Rolandi, e si è fatto avanti ieri mattina. Prima, è giusto sottolinearlo, che se avesse notizie della somma di 50 milioni messi a disposizione perché avesse fornito notizie capaci di portare alla identificazione degli attentatori. Il tassista si chiama Cornelio Rolandi. La mattina del 15 dicembre, verso le 11.25, proprio mentre il corteo funebre sta attraversando Milano, si presenta alla stazione dei carabinieri di Piazza del Duomo. Dice che ha qualcosa di importante da comunicare. Il venerdì prima ha caricato nel suo taxi la persona che ha fatto saltare per aria la banca di Piazza Fontana. Quel 12 dicembre, alle 16.12, Rolandi è fermo con la sua 600 multipla in Piazza Beccaria, quando arriva un uomo che gli chiede di portarlo alla banca dell'agricoltura. Il signor Rolandi si stupisce. Dal posteggio alla banca c'è poco più di un centinaio di metri, 135 per la precisione, e l'uomo fa molto prima ad andarci a piedi. Ma l'uomo insiste, vuole andarci in taxi, anzi, vuole che il signor Rolandi lo aspetti per poi portarlo da un'altra parte. Arrivati nei pressi della banca, l'uomo fa fermare il taxi all'angolo con via Santa Tecla e si allontana. Poi torna e si fa portare in via Albricci, 500 metri più lontano. Quando è sceso dal taxi, dice il signor Rolandi, l'uomo aveva una borsa. Quando è tornato, non l'aveva più. Pochi minuti dopo, la banca dell'agricoltura salta in aria. I carabinieri si fanno dare dal signor Rolandi una descrizione dell'uomo e fanno un identikit. Il signor Rolandi lo riconosce all'80%. Poi i carabinieri portano il signor Rolandi dal questore guida, che fa mettere accanto all'identikit una foto di Pietro Valpreda. Il signor Rolandi dice che potrebbe essere lui, ma col volto più scavato. Il giorno dopo il signor Rolandi viene portato a Roma, in tribunale, dove dovrà essere messo a confronto con Pietro Valpreda per vedere se lo riconosce di persona. Non è molto corretta come procedura, perché gliel'hanno già fatto vedere in fotografia e questo potrebbe influenzarlo, ma non importa. Il signor Rolandi entra nell'ufficio del giudice Occorsio e ci trova 5 persone in fila, una di fianco all'altra. Deve guardarli e indicare se tra loro c'è l'uomo che si è fatto portare vicino a Piazza Fontana. Di questi 5, uno è Pietro Valpreda, spettinato, mal rasato e con i vestiti scomposti da una notte di interrogatorio. Gli altri 4 sono agenti di polizia, ben vestiti, pettinati e rasati di fresco. Il signor Rolandi li guarda e poi indica Valpreda. Lelu, dice, è lui, il milanese. E intanto questo taxista ha deciso, fare così fa, è lui. E io vado a mandare, ma mai guardato bene. E lui è rimasto un po' lì, fa, beh, se non è lui, chi che no. E allora l'avvocato Calvi è intervenuto, fa, mettiamo verbale quello che dice, cioè, se, il test. Se non è lui, qui non c'è. Qui non c'è. Immediatamente, fin dal giorno del suo arresto, Pietro Valpreda diventa l'uomo che ha materialmente portato la bomba nella banca di Piazza Fontana. Diventa il Corriere della Morte, il mostro.
e come tale viene sbattuto in prima pagina, senza possibilità di appello, da giornali e telegiornali. La furia della bestia umana. Una molla lo ha improvvisamente trasformato in mostro. Ballerino, disadattato, con precedenti penali, contestatore, ribelle, immerso in giri viziosi, francamente antipatico, asociale. Difeso dall'avvocato Guido Calvi, Pietro Valpreda nega. Non è lui il mostro, non è lui la belva. Lui, con la bomba di Piazza Fontana, non c'entra niente. Pietro Valpreda, denunciato per concorso in strage durante le indagini sugli attentati di Milano e Roma, continua a negare. C'è qualcuno che sembra particolarmente ben informato sull'inchiesta, tanto da infilare uno scoop dietro l'altro. È un giornalista del Corriere della Sera che si chiama Giorgio Zicari ed è quello che si trovava al Tribunale di Milano quando è stato arrestato Pietro Valpreda. È lui a trovare testimonianze che avvalorano la pista anarchica, a dare notizia di depositi di esplosivi che si troverebbero a Roma e anche a dare la notizia del super testimone, il signor Rolandi, molto prima degli altri colleghi. Talmente prima che sul suo giornale la notizia appare il 14 dicembre, il giorno prima di quando, stando agli atti, il signor Rolandi si sarebbe recato dai carabinieri per rendere la sua testimonianza. Per la polizia, per il questore Guida, per i magistrati romani, per i giornalisti, il mostro è lui, Pietro Valpreda. Solo che non è vero. Con la strage di Piazza Fontana, Pietro Valpreda non c'entra niente. E lo dirà, dopo quasi 2 anni di carcere e 14 anni di processi, la Corte d'Assise d'Appello di Bari, che lo assolve definitivamente nel 1985. Per il tribunale il suo alibi regge. Nonna Rachele ha detto il vero. Il riconoscimento fatto dal tassista, anche se in buona fede, non è credibile. L'accanimento contro Pietro Valpreda e gli anarchici per la bomba di Piazza Fontana è un errore, nel migliore dei casi. Nel peggiore, una montatura, fatta ad arte per scodellare all'opinione pubblica e alla giustizia il colpevole ideale. E allora, chi è stato? Se non sono stati gli anarchici, chi è stato a portare quella borsa Mosbach e Gruber piena di gelignite nella Banca Nazionale dell'Agricoltura il giorno del mercato e a fare 17 morti e 86 feriti? C'è qualcuno a cui le cose non tornano. Ci sono giornalisti professionisti come Giorgio Bocca, Giampaolo Pansa, Corrado Staiano, Camilla Cederna e altri. Ma non solo. C'è un collettivo di controinformazione coordinato dall'avvocato Edoardo Di Giovanni e dal giornalista Marco Ligini. Nasce il termine strage di Stato, che è anche il titolo di un libro che raccoglie la loro inchiesta. Il ruolo della controinformazione in quegli anni è stato prezioso per 2 motivi. Il primo motivo è che afferrava brandelli di verità che venivano nascoste e cominciava a farle emergere. L'altra cosa altrettanto importante è che insegnava a una generazione il metodo per riuscire a interpretare quello che accadeva sotto i nostri occhi. Era quindi un mettere a disposizione una sorta di kit interpretativo degli eventi, e cioè che il potere non è neutrale, che c'è un gioco delle parti in ogni nefandezza, che c'è il buono, il cattivo e il meno cattivo, che ci sono delle tempistiche, che ci sono delle modalità che si ripetono in quasi come in una fisiologia del male. Ecco, tutto questo è uno dei frutti del lavoro di una pattuglia abbastanza sparuta di giornalisti, di avvocati, di democratici, andrei a definirli, che fecero un lavoro con pochissimi mezzi assolutamente superbo. Ma non c'è soltanto la controinformazione ad avere idee precise sui responsabili della strage di Piazza Fontana. Ci sono anche alcuni poliziotti e alcuni magistrati. C'è un'altra pista, oltre a quella degli anarchici, e c'è un testimone. C'è un uomo che si chiama Guido Lorenzon. È un insegnante di Maserada sul Piave, in provincia di Treviso. È il segretario della locale sezione della Democrazia Cristiana ed è un uomo molto credente, molto religioso. Il 15 dicembre il signor Lorenzon va dal suo avvocato perché ha un peso sulla coscienza. È qualcosa che riguarda un suo amico, una persona che conosce da tanto tempo, fino dai tempi del collegio. Si chiama Giovanni Ventura. Giovanni Ventura è un piccolo editore di Treviso.
È un estremista di destra e pubblica libri di ispirazione neonazista e anche una rivista che si chiama appunto Reazione. Con il suo amico Lorenzon, Giovanni Ventura parla molto, parla di politica. Parla della necessità di usare la violenza, di compiere atti dimostrativi, anche di mettere le bombe. Per Lorenzon queste sono soltanto parole, astratte teorizzazioni e niente di più. Poi, il 15 dicembre, vede alla televisione i funerali per le vittime di Piazza Fontana, quelle 16 bare, una dietro l'altra, e tutta quella gente, tutta Milano, davanti al Duomo. E allora si ricorda una cosa e pensa che non può tenersela per sé, non può stare zitto. Avuta questa notizia, così allora fisso un incontro con Lorenzoni, il quale si era dichiarato disposto a parlare di queste cose con la magistratura. Lorenzoni mi apparve una persona seria, equilibrata, riferiva le cose dimostrando una memoria ferrea. Portato dal suo avvocato davanti al sostituto procuratore di Treviso Pietro Calogero, il professor Lorenzon parla. Racconta di quando il suo amico Ventura gli ha detto di aver portato una bomba a Milano in maggio in un edificio pubblico, una bomba che però non era esplosa. Di come se ne fosse procurato delle altre, 100.000 lire l'una gli erano costate, che poi erano esplose in agosto sui treni. Di come avesse temporizzatori e timer in una casa a Treviso e gliel'aveva anche fatti vedere. Ma soprattutto il professor Lorenzon racconta al sostituto procuratore Calogero di quando il suo amico Ventura gli ha parlato della strage di Piazza Fontana, di quando gli ha parlato della bomba, di come era fatta, del timer che avrebbe dovuto innescarla, del fatto che non capiva perché non fosse esplosa quella alla banca commerciale, del perché non ci fossero stati disordini a destra e a sinistra e che quindi avrebbero dovuto fare qualcos'altro. Di quando gli ha detto che faceva parte di un'organizzazione terroristica piramidale, che proprio di questo si occupava, mettere le bombe, creare il terrore, per provocare una svolta autoritaria e preparare un colpo di Stato. Il sostituto procuratore Pietro Calogero e il giudice istruttore Giancarlo Stiz ascoltano il racconto del professor Lorenzon, decidono che è attendibile e aprono un'inchiesta su Giovanni Ventura e sul suo gruppo. Di questo gruppo fa parte anche un'altra persona. È un avvocato di Padova, un procuratore legale, anche lui un estremista di destra, con idee di ispirazione neonazista. Si chiama Franco Freda. Franco Freda possiede una libreria a Padova, la libreria Ezzelino, nella quale si riuniscono altri militanti di estrema destra. Franco Freda e Giovanni Ventura sono conosciuti dalla polizia. Il capo della squadra mobile di Padova, Pasquale Iuliano, li sta tenendo d'occhio. È un bravo poliziotto il commissario Iuliano, uno che non molla, e ha capito che il gruppo di Freda e Ventura è strano, molto strano. Siamo ancora nell'estate del 1969, 6 mesi prima che scoppi la bomba a Piazza Fontana. Il commissario Iuliano fa mettere sotto controllo il telefono di Freda, spreme gli informatori che ha nella malavita vicini all'estrema destra e fa perquisire le case di alcune persone vicine al gruppo, tra cui Massimiliano Facchini, consigliere comunale del Movimento Sociale Italiano di Padova. Il commissario Iuliano è bravo, è uno che sa fare il suo mestiere e così fa sorvegliare l'abitazione di Massimiliano Facchini, che sta al terzo piano di un palazzo di Piazza dell'Insurrezione, un palazzo molto signorile con un portiere. Una sera di giugno, dal palazzetto di Piazza Insurrezione, esce un ragazzo, un giovane conosciuto come un estremista neofascista. Gli uomini del commissario Iuliano lo fermano, lo perquisiscono e gli trovano un pacchetto con dentro una bomba e una pistola Beretta calibro 9. E a questo punto succede qualcosa di strano. Il ragazzo con la bomba e la pistola dice che a dargli il pacchetto è stato un altro estremista di destra, che però fa anche l'informatore per il commissario Iuliano. Qualcuno dice che è tutta una montatura, che è stato il commissario a provocare l'incontro e la consegna delle armi per incastrare il gruppo di Freda, Facchini e Ventura, che si è inventato tutto. Parte una campagna mediatica di una certa consistenza che si avvale anche della pubblicazione di un libro, La giustizia è come il timone, dove lo giri va, stampato in migliaia di copie. Travolto dalle polemiche, il commissario Iuliano viene sospeso dal servizio. Per altri, invece, ad essere caduto in trappola è proprio il commissario Iuliano. Del resto, delle sue indagini sul gruppo di Freda, Facchini e Ventura ne era a conoscenza anche lo stesso Freda, che lo dice anche in una intercettazione telefonica. Se c'è qualche coglione in ascolto, che ascolti pure.
Ad informarlo, dirà più avanti Ventura, è stato proprio un poliziotto dell'ufficio politico della Questura di Padova. Però un testimone che può scagionare il commissario Giuliano dall'accusa di aver montato tutto per incastrare i neofascisti c'è. È proprio il portinaio di quello stabile al numero 15 di Piazza Insurrezione. Si chiama Alberto Muraro, è un ex carabiniere e racconta ai giudici che quella sera il ragazzo trovato con la bomba e la pistola non si è incontrato proprio con nessuno e tantomeno con un informatore del commissario Giuliano. Dice che il ragazzo con la pistola e l'esplosivo veniva da un appartamento dello stabile, un appartamento al terzo piano, quello abitato da Massimiliano Facchini. Poi, all'improvviso, il signor Muraro cambia idea e ritratta tutto. È vero, aveva visto il giovane con la pistola e l'esplosivo incontrarsi con un altro giovane e non aveva visto nessuno uscire da nessun appartamento. Il giudice non gli crede e convoca il signor Muraro in tribunale per il 15 settembre 1969. Due giorni prima. C'è un uomo che vola. Le braccia allargate, il volto proteso in avanti, le gambe dietro distese. Sembra che stia volando, invece precipita, cade. Il signor Muraro, portinaio al numero 15 di Piazza Insurrezione, vola giù lungo la tromba delle scale e si schianta sul pavimento dell'atrio, tre piani più sotto. L'inchiesta della magistratura stabilirà che si è trattato di un incidente. La balaustra del pianerottolo era troppo bassa. Il commissario Giuliano viene reintegrato in servizio, ma viene mandato via da Padova. Lo mandano prima a Ruvo di Puglia, in provincia di Bari, e poi a Matera. E la sua inchiesta sul gruppo di Fred e Ventura e Facchini finisce lì. Il gruppo che ruota attorno alla libreria Zelino non è l'unico a muoversi nell'ambito dell'estremismo di destra in quegli anni, soprattutto in Veneto. La destra extraparlamentare dei primi anni 70 e della fine anni 60 era particolarmente frastagliata, esistevano decine di gruppi alla destra del movimento sociale. Tuttavia, di particolare rilievo erano soltanto tre o quattro. Il Fronte Nazionale di Junio Valerio Borghese, che si renderà responsabile del tentativo di colpo di Stato del dicembre 1970, Ordine Nuovo, guidato da Pino Rauti, uscito dal Movimento Sociale nel 1956, e Avanguardia Nazionale, guidata da Stefano Delle Chiaie, che era a sua volta una scissione di Ordine Nuovo del 1959. Ordine Nuovo nasce nel 1954, all'interno del Movimento Sociale Italiano, da cui esce nel 1956. Centro Studi Ordine Nuovo, fondato da Pino Rauti, che ha una linea politica molto precisa. Lei quindi non crede al suffragio universale? No, perché non credo alla fondamentale eguaglianza degli uomini, credo anzi alla diversità degli uomini e al dovere che hanno le strutture sociali di realizzare in questa diversità la parte migliore e più spirituale degli uomini, quella che poi trasposta in termini sociali si può definire la parte che fa appello alla competenza, alla specializzazione, alla capacità di sacrificio e di dedizione, che naturalmente sono ristretti in una minoranza di individui. Pino Rauti e molti dei suoi rientrano nell'MSI nel dicembre del 1969, poco prima della strage di Piazza Fontana. Altri non lo seguono e fondano il movimento politico Ordine Nuovo, che verrà poi sciolto da un decreto del Ministero degli Interni nel 1973. Un movimento semiclandestino, fortemente gerarchizzato, organizzato in piccole cellule di poche persone, attive soprattutto in Veneto. Ordine Nuovo aveva una caratterizzazione più socialmente più elevata, giornalisti, professionisti, ed aveva rapporti abbastanza stabili con le gerarchie dello Stato Maggiore dell'Esercito, con l'Arma dei Carabinieri, con il Servizio Segreto Militare. Avanguardia Nazionale ha invece una conformazione diversa, socialmente molto più bassa, ceti popolari, sottoproletari, diffusa in particolare a Roma e nel Mezzogiorno. Un atteggiamento meno incline alla ricerca teorico-politica e quindi non all'organizzazione di convegni come quello del Parco dei Principi, ma all'attività squadristica più diretta. Avanguardia Nazionale viene fondata nel 1959 da Stefano Delle Chiaie. È presente soprattutto a Roma e nel Sud e anche lei si scioglie a metà degli anni 70.
Sia Avanguardia Nazionale che Ordine Nuovo, che le altre organizzazioni di estrema destra come il MAR di Carlo Fumagalli, il Fronte Nazionale di Junio Valerio Borghese e molte altre, hanno un modello e un progetto. Il modello è la Grecia dei colonnelli, quella che nell'aprile del 1967, dopo un rapido colpo di Stato, è finita nelle mani di una giunta militare guidata dal colonnello Georgios Papadopoulos. I colonnelli fanno arrestare i capi dei partiti, fanno sospendere i diritti politici, il regime parlamentare e la libertà di stampa. L'ordine regna in Grecia, dichiara il colonnello Papadopoulos. Il progetto è di fare come in Grecia, o almeno qualcosa di simile. Bloccare l'avanzata delle sinistre, neutralizzare contestazioni e dissensi, stabilizzare la posizione dell'Italia all'interno dell'Alleanza Atlantica, spostare in senso autoritario l'asse della politica, magari con un colpo di Stato. Lisbona, Atene, ora Roma viene, scandiscono i militanti di Avanguardia Nazionale nelle manifestazioni. C'è anche un convegno che lo stabilisce chiaramente. Nel 1965 l'Istituto Luigi Poglio per gli Affari Strategici, creato dallo Stato Maggiore della Difesa e finanziato dal SIFAR, il Servizio Segreto Militare, tiene un convegno all'Hotel Parco dei Principi, a Roma. Ci sono ufficiali superiori delle forze armate, alti magistrati, dirigenti politici, giornalisti come Guido Giannettini e militanti dell'estrema destra come Stefano Delle Chiaie e Pino Rauti. C'è anche un personaggio che abbiamo già visto. È un anarchico che si chiama Mario Merlino e fa parte del Circolo 22 Marzo. È lui quello che accusa Pietro Valpreda dopo la strage di Piazza Fontana. Il congresso era un congresso di studi, precisiamo, era un congresso di studi sulla poliedricità della guerra sovversiva o guerra rivoluzionaria, che dir si voglia, portata avanti dal comunismo in tutto quanto il mondo. Il comunismo ha cambiato tattica, non attacca più frontalmente le strutture degli stati nel mondo occidentale, si insinua in queste strutture, ma è un perfetto strumento bellico che lavora ogni giorno. Il tema del convegno è il terrore rivoluzionario che il Partito Comunista starebbe attuando in Italia. Come impedire lo slittamento del paese verso sinistra, anche se ottenuto con metodi democratici come le elezioni? E come difendere le istituzioni dalle infiltrazioni dei comunisti? Con tutti i mezzi, costituendo formazioni paramilitari clandestine, impegnandosi in azioni di pressione, in un controterrore che possa rompere i punti di precario equilibrio in modo tale da determinare una diversa costellazione delle forze al potere. È un linguaggio oscuro, volutamente oscuro, che storici e magistrati riassumeranno con tre parole molto chiare. Strategia della tensione. Strategia della tensione è una diramazione di un più ampio disegno che è la guerra non ortodossa. E era l'idea che alla insurrezione comunista, ai disegni rivoluzionari, si dovesse rispondere con mezzi controrivoluzionari ignari di ogni regola. Strategia della tensione in Italia ha significato quindi far collassare, cercare di far collassare la democrazia italiana. E quindi, appunto, com'è che si riplasma una democrazia? Si riplasma creando un nuovo panorama attraverso il terrore, colpendo innocenti. Nel progetto di difendere lo Stato dall'infiltrazione dei comunisti e da un'eventuale invasione sovietica, le organizzazioni di estrema destra hanno anche alcuni compagni di viaggio. Le organizzazioni paramilitari come Gladio, oppure come i nuclei di difesa dello Stato, detti anche legionari. All'inizio della contestazione, 67-68 così più o meno, per motivi che poi discuteremo, vedremo, è arrivato l'ordine, la disposizione di mettere in piedi una organizzazione a carattere però non più NATO ma nazionale e dipendente non dalla NATO ma dallo Stato Maggiore Esercito, che prevedeva, in caso di invasione del territorio nazionale, una rete di guerriglia e di controguerriglia. Sono stato giudicato idoneo per coordinare in Verona e provincia un nucleo di 50 persone, di 50 gladiatori. Coinvolti nel progetto di spostare in senso autoritario l'asse della politica italiana ci sono anche i servizi segreti, i nostri innanzitutto, il SID, il Servizio Informazioni della Difesa, diretto dall'ammiraglio Eugenio Henke, e l'Ufficio Affari Riservati, una sorta di servizio segreto civile, diretto da Federico Umberto D'Amato. Ci sono anche i servizi segreti americani, la CIA e i servizi della Marina e dell'Esercito. Ci sono anche organizzazioni internazionali come l'Agint Press,
una strana agenzia stampa che si trova al primo piano di un palazzo di Lisbona. Una strana agenzia stampa fondata da uno strano personaggio che si chiama Yves Guérin Serrac, ex membro delle SS francesi, ufficiale del gruppo terroristico dell'OAS negli anni 60 e alla fine di quegli anni in Italia, per coordinare operazioni di provocazione, infiltrazione e propaganda. Uno strano personaggio, Yves Guérin Serrac, di cui si conosce soltanto una fotografia, scattata di nascosto in un ristorante dai servizi segreti portoghesi. Yves Guérin Serrac, Frank Iverlieu, Yves Guillou, Ralph, ha tanti nomi questo strano personaggio che viene considerato uno dei coordinatori dell'internazionale terroristica nera. Il contesto internazionale in cui avviene la strategia della tensione, in cui prende posto anche la strage di Piazza Fontana, è un contesto internazionale di democrazie scricchiolanti, soprattutto nel sud del Mediterraneo. Non dimentichiamo, abbiamo ancora una Spagna che è una Spagna autoritaria, franchista, abbiamo un Portogallo che non conosce la democrazia e abbiamo una Grecia che, con il golpe dei colonnelli, un golpe in cui sono evidenti le responsabilità di servizi segreti atlantici, ma risulterà anche un rapporto stretto con la destra italiana. Quindi c'è un contesto mediterraneo che è un contesto di democrazia in sofferenza. Un contesto che prende posto in una situazione di guerra fredda, di contrapposizione tra i blocchi. È questo il contesto in cui è avvenuta la strage di Piazza Fontana? E cosa c'entrano con tutto questo Franco Freda, Giovanni Ventura e il loro gruppo? Sono loro i responsabili della morte di quelle 17 persone che stavano nella rotonda della Banca Nazionale dell'Agricoltura e che pensavano a qualunque cosa, al terreno da comprare, alle vacche da vendere, ai regali di Natale. Che pensavano a qualunque cosa tranne che di essere massacrati da una bomba. Sono loro che hanno provocato il ferimento di 86 persone, che hanno fatto perdere una gamba ad Enrico, che aveva 10 anni e non vedeva l'ora di uscire per andare a vedere le vetrine. Che cosa hanno i magistrati di Treviso Pietro Calogero e Giancarlo Stiz su Freda e Ventura, a parte le testimonianze del professor Lorenzon e le prime indagini del commissario Giuliano? Alcuni elementi, per esempio il crollo di un muro. A Castelfranco Veneto c'è una casa che il proprietario ha intenzione di ristrutturare. Così, ai primi di novembre del 1971, chiama i muratori, che lavorando sfondano per errore il tramezzo di un divisorio della soffitta e scoprono un arsenale. 5 mitra, 7 automatiche Beretta calibro 9, caricatori per mitra e pistola, silenziatori e un migliaio di cartucce. Di quell'arsenale il proprietario della casa non ne sapeva niente. Le teneva in custodia un inquilino che, interrogato, dice a chi appartenevano, a Giovanni Ventura. I magistrati ricostruiscono il percorso delle armi e arrivano ad alcune persone, tra cui il custode di un istituto per ciechi di Padova, un amico di Freda, che si chiama Marco Pozzan. Marco Pozzan parla di una serie di incontri tenuti nell'istituto, in cui sarebbero stati decisi gli attentati del 1969, quelli di aprile a Milano, alla Fiera Campionaria e alla Stazione Centrale, quelli di agosto sui treni, quelli di ottobre, tra cui uno a Trieste, ad una scuola di lingua slovena, e quelli di dicembre, a Milano e a Roma, tra cui la strage di Piazza Fontana. Marco Pozzan parla in particolare di una riunione, quella tenutasi il 18 aprile 1969. A quella riunione sarebbero stati presenti due persone venute da Roma. Secondo Marco Pozzan, quelle due persone sarebbero Pino Rauti e un giornalista di cui non conosce il nome, ma che fa parte dei servizi segreti. Nel marzo del 1972 i magistrati di Treviso fanno arrestare Franco Freda, Giovanni Ventura e Pino Rauti, che verrà scarcerato il mese dopo, perché il direttore del Tempo, il giornale in cui lavora, e alcuni giornalisti dicono che quel 18 aprile Rauti si trovava a Roma, in redazione, a lavorare. Nel frattempo, i magistrati di Treviso prendono tutto l'incartamento e lo trasferiscono a Milano, dove si sta tenendo l'istruttoria per l'attentato più grosso, quello di Piazza Fontana. Quando poi
i colleghi di Treviso decisero di trasferire questo processo a Milano, decisi di ricominciare l'inchiesta proprio da capo, per cui a questo punto decidemmo di raccogliere gli atti di tutti questi attentati, di esaminarli attentamente e di vedere anche i corpi di reato. I magistrati milanesi che si occupano dell'inchiesta sono il giudice istruttore Gerardo D'Ambrosio e i sostituti procuratori Luigi Rocco Fiasconaro ed Emilio Alessandrini. Raccolgono in fretta altri elementi interessanti. Per esempio scoprono che nel settembre del 1969, 3 mesi prima delle bombe di dicembre, un cliente ha telefonato ad un negozio di Bologna che vende apparecchiature elettroniche. Il cliente era molto arrabbiato perché aveva ordinato 50 timer, 50 interruttori a tempo da 60 minuti e non erano ancora arrivati. La sfuriata aveva avuto effetto perché i timer erano arrivati. Il cliente è Franco Freda. C'è un particolare strano. La polizia ha una registrazione della sfuriata di Freda al negozio di Bologna e ce l'ha perché in quel periodo sta tenendo sotto intercettazione lo studio di Freda a Padova per ordine del commissario Pasquale Giuliano. Ma i nastri, dopo la partenza del commissario Giuliano, sono rimasti ad impolverarsi in archivio finché i giudici di Milano non li hanno riscoperti. Davanti ai magistrati, Franco Freda prima tace, poi ammette l'acquisto dei timer. Li ha comprati per conto di un capitano dei servizi segreti algerini che deve darli ad alcuni palestinesi. Quando finalmente, credo per la prima volta, io richiamai dall'ufficio corpi di reato tutti i corpi di reato che erano stati rinvenuti, fra i reperti della Banca Nazionale del Lavoro, dove la bomba era stata collocata in un sottopassaggio a Roma, c'erano dei frammenti estratti da un cavo di gomma, per cui erano frammenti abbastanza integri, e uno di questi frammenti era proprio questa bussoletta assolutamente identica a quella del timer in deviazione. Quindi c'era questo elemento veramente importante che il timer che era stato usato nelle bombe, quella in particolare quella della Banca Nazionale del Lavoro di Roma, era un timer identico a quello in deviazione che era stato acquistato da Freda. Freda che poi aveva acquistato ancora altri 50 timer, come accertammo poi, che erano dotati, questi timer erano stati venduti con in dotazione un dischetto identico a quello trovato nella borsa alla Banca Commerciale Italiana, dove fu trovata, come è noto, una bomba inesplosa. Altro elemento. L'uomo che si è seduto al tavolo ottagonale nella rotonda della banca di Piazza Fontana quel 12 dicembre 1969 aveva una borsa che ha messo sotto il tavolo. Era una borsa nera, marca Mosbach e Gruber, fabbricata in Germania a Offenbach. Lo stesso tipo di borsa era stato ritrovato intatto nei corridoi della Banca Commerciale di Piazza della Scala. I periti affermano che le bombe di quel 12 dicembre 1969 sono state contenute dentro 5 borse Mosbach e Gruber. 5 borse, 4 nere e 1 marrone. Ai magistrati di Milano viene un'idea. Rintracciano il rappresentante in Italia della Mosbach e Gruber e gli chiedono quanti negozi tengono il loro modello di borsa. Sono 32. Di questi negozi, i magistrati verificano quanti tengono contemporaneamente sia il modello nero che quello marrone, che è più raro. Sono 6. Ce n'è solo uno di questi 6 negozi che abbia venduto contemporaneamente nello stesso giorno e anche nella stessa ora modelli neri e marroni. È un negozio di Padova, proprio di Padova. E anche qui succede una cosa strana. Su ordine dei magistrati di Milano, il maresciallo dei carabinieri Alvise Munari va in quel negozio, la valigeria al Duomo di Padova, a parlare con il proprietario, che appena lo vede dice una cosa molto strana. Dice, finalmente. Finalmente cosa? Finalmente sono arrivati. Lui, la segnalazione sulle borse, l'aveva fatta molto tempo prima, 3 anni prima. Poco dopo la strage, il telegiornale aveva fatto vedere in televisione la borsa trovata intatta alla Banca Commerciale di Piazza della Scala. Era identica a quelle che un signore aveva comprato 2 giorni prima della strage,
Così il titolare della valigeria aveva chiamato la questura di Padova e lo aveva raccontato ai due funzionari dell'ufficio politico che erano andati a parlare con lui in negozio. Un signore giovane, di bell'aspetto, che aveva insistito perché voleva delle borse grandi senza lo scomparto interno. Dopo qualche giorno era arrivato un altro funzionario, un agente dell'ufficio affari riservati di Roma, che aveva raccolto la testimonianza. Poi, più niente. Quell'informazione così importante, non era mai arrivata ai magistrati che stavano coordinando le indagini e fino a quel momento era rimasta dentro una cartellina, in un cassetto dell'ufficio affari riservati. I magistrati di Milano cominciano ad avere una strana impressione, che ci siano alcuni apparati dello Stato che non stiano lavorando a favore delle indagini, ma contro. È un'impressione che viene confermata poco dopo, quando le indagini fanno un altro passo avanti. Giovanni Ventura, infatti, ha cominciato a parlare. Durante un lunghissimo interrogatorio che faceva nel carcere di Monza Giovanni Ventura, nella cui cassetta di sicurezza erano stati anche trovati dei documenti che avevano la parvenza perlomeno di provenire da servizi segreti, Giovanni Ventura confessò di aver fatto parte del gruppo neofascista che aveva collocato tutti questi ordigni. In una cassetta di sicurezza della Banca Popolare di Montebelluna, intestata alla madre e alla zia di Ventura, i magistrati hanno trovato alcune carte molto particolari. Sono 54 fogli dattiloscritti, tra cui si trovano l'elenco degli agenti dei servizi segreti americani in Italia nel 1969 e rapporti di natura strategica e politica. È roba da servizi segreti. Interrogato nel carcere di Monza, dove è detenuto, Giovanni Ventura ammette di aver fatto parte di una cellula eversiva di estrema destra che ha compiuto gli attentati della primavera-estate del 1969. Ma dice anche qualcos'altro. Dice di aver fatto parte della cellula eversiva per conto dei servizi segreti. Ad infiltrarlo sarebbe stato un agente segreto, l'agente Z, che poi sarebbe quel giornalista romano di cui aveva parlato anche Marco Pozzan. Di lui Ventura conosce soltanto il nome di battesimo, Guido. I magistrati cercano di capire chi sia questo Guido. Ne trovano uno nell'agente di Ventura, Guido Giannettini. Guido Giannettini è un giornalista romano esperto di cose militari. Ha scritto un opuscolo sulla penetrazione dei comunisti nell'esercito. Le mani rosse sulle forze armate, si intitola. Lo ha scritto assieme a Pino Rauti ed era anche lui al convegno dell'Istituto Polio all'Hotel Parco dei Principi. È lui l'agente Z? I magistrati lo chiedono direttamente ai servizi segreti. Guido Giannettini è uno dei vostri? Chiedemmo ai nostri servizi segreti e se questo Giannettini fosse un loro agente. Dopodiché loro eccepirono il segreto politico e militare, subito dopo andammo a interrogarlo e dicevano hanno sbagliato a non dirvi subito che era un nostro agente, recatevi subito dal capo dei servizi segreti, che allora era Miceli. Sarà a vostra disposizione per le indagini, per la verità, non è che ci misero granché a disposizione. Guido Giannettini fa parte dei servizi segreti ed è in forza proprio al SID. A dirlo è Giulio Andreotti, che in quegli anni è ministro della difesa, durante un'intervista ad un giornalista del Mondo. Giulio Andreotti fa il nome di due giornalisti che lavorerebbero per i servizi segreti. Uno lo abbiamo già visto, è Giorgio Zicari, il capocronista del Corriere della Sera, sempre ben informato sulle indagini per la strage di Piazza Fontana, soprattutto su quelle che portano alla pista anarchica. L'altro nome, l'altro giornalista che sta con i servizi segreti, è quello di Guido Giannettini. Lei ha lavorato per l'ufficio R, fu arruolato nell'ufficio R inizialmente, se non sbaglio, esatto? Inizialmente. L'ufficio R è lo stesso ufficio dei servizi che gestiva Gladio, esatto? Credo. Sarebbe interessante interrogarlo, chiedergli che cosa sa di tutta questa storia, ma non si può,
Guido Giannettini non è più in Italia, è in Francia, a Parigi. Nell'aprile del 1973, quando si è capito che i giudici milanesi si stavano avvicinando troppo a lui, Guido Giannettini è andato in un ufficio al numero 235 di Via Sicilia, a Roma. In Via Sicilia 235, al primo piano di un palazzo anonimo e discreto, senza portiere, c'è la sede di una casa di produzione cinematografica, la Turris Cinematografica, diretta da un produttore, il dottor Tonino. Solo che il dottor Tonino non si chiama così, ma Antonio Labruna. E nella vita reale non fa il produttore ma il capitano. Dirige il NOD, Nucleo Operazioni Dirette, un ufficio speciale del SID. E la Turris Cinematografica non si occupa di cinema, ma di viaggi. Viaggi di una natura molto particolare. Negli uffici della Turris, Guido Giannettini viene fornito di documenti falsi, un biglietto aereo e 200.000 lire in contanti. Poi viene accompagnato all'aeroporto e spedito a Parigi. Non è l'unico. Ai magistrati piacerebbe fare altre due chiacchiere con un altro testimone importante, Marco Pozzan, il custode dell'Istituto per Ciechi, che aveva cominciato a parlare della cellula di Fred Ventura. Secondo quello che avevamo saputo da altri testimoni, era un po' la cassetta postale di Fred, cioè tutte le telefonate e tutta la corrispondenza che era diretta a Fred, che proveniva da Roma e passava da questo signore. Quando decidemmo di catturarlo era sparito, e poi sapemmo in seguito che era stato fatto sparire anche lui dai nostri servizi segreti. Era stato portato in Spagna. Anche Pozzan passa un momento dalla Turris Cinematografica in gennaio. Riceve un passaporto ed un biglietto aereo e viene spedito in Spagna, a Madrid. Nel mondo dei servizi segreti, questo tipo di operazione ha un nome in gergo, una parola strana che non si trova sul vocabolario, esfiltrazione. La cosa curiosa è che il passaporto venne dato a Pozzan, che non apparteneva ai servizi, non venne dato a me invece. Queste sono sempre quelle cose un po' strane che succedono. Esfiltrazioni, coperture, silenzi. Per i magistrati milanesi che coordinano le indagini sulla strage di Piazza Fontana c'è davvero qualcosa che non torna. Ed è una sensazione che accompagna tutte le fasi dell'attività processuale finché questa ad un certo punto non si blocca. Perché, in un certo senso, sparisce e sfiltra anche il processo. Il 13 ottobre 1972 la Corte di Cassazione stabilisce che per motivi di ordine pubblico e legittimo sospetto il processo per la strage di Piazza Fontana non debba più tenersi a Milano, ma in un altro posto, lontano, lontanissimo, dall'altra parte dell'Italia. Il processo finisce a Catanzaro, è un viaggio lungo. Lungo per le carte del processo che arrivano a giudici che non le hanno mai viste prima e che devono ricominciare tutto da capo. E lungo per i familiari delle vittime che vogliono seguire il processo, sapere cosa sta succedendo, fare pressione per ottenere verità e giustizia e fare in modo che dopo false piste, depistaggi e sfiltrazioni, tutto questo finalmente accada. E per farlo devono farsi tutti quei chilometri nell'Italia di allora, con le strade e le ferrovie di allora. 1.254 chilometri, con il biglietto, la benzina, l'albergo, un sacco di soldi per quelle famiglie di allevatori e di agricoltori. Siamo andati sempre al di là, che nessuno ci copriva, nessuno ci spesava, da Roma fino a Catanzaro. Tutte le volte che il giudice ci ha convocato siamo andati, anche se sapevamo che era una cosa, non avremmo forse nemmeno potuto parlare. Il processo per la strage di Piazza Fontana si apre nel gennaio del 1977. Presso la Corte d'Assise di Catanzaro. Sul banco degli imputati ci sono 32 persone, tra cui Franco Freda e Giovanni Ventura, Marco Pozzan e Guido Giannettini, e poi il generale Gianadelio Maletti, direttore del SID, il capitano Labruna e il maresciallo Gaetano Tanzilli, anche loro del SID, accusati di depistaggi e coperture.
Ci sono anche Pietro Valpreda e quelli del Circolo 22 Marzo, accusati fino dai tempi della pista anarchica, che non c'entrano niente, lo sanno tutti. I magistrati di Milano sono pronti a proscioglierli, ma vengono rinviati a giudizio lo stesso, in una confusione di piste nere, piste rosse, opposti estremismi. C'è anche Mario Merlino, l'anarchico che ha strani contatti con i neofascisti di Stefano Delle Chiaie. A deporre come testimoni vengono chiamati anche ex presidenti del Consiglio e ministri della difesa, come Giulio Andreotti, Mariano Rumor e Mario Tanassi, per cercare di capirci qualcosa sul ruolo dei servizi in tutta questa storia. Capire qual è il ruolo dei servizi in tutta questa storia. Stabilire perché è stata messa la bomba. Accertare chi ce l'ha messa. Non è un processo facile. Comincerà a Catanzaro la nona settimana di udienze del processo per la strage di Piazza Fontana. In aula ci sarà per la prima volta, e nelle vesti di imputato, Marco Pozzan, lo vedete, il neofascista che ieri, dopo l'estradizione concessa dalle autorità spagnole, è rientrato in Italia. Il confronto è stato per un'ora il saggio di due attori, di pari buona intelligenza, tradita a volte in Freda da eccessiva sicurezza, a volte esaltata in Giannettini da maggiore furbizia. Secondo Giannettini, avrei dato la possibilità a questo sistema che disprezzavo e che disprezzo di individuare un deposito di armi di miei, secondo le mie utopie se si vuole, di miei potenziali alleati o comunque di avversari che come me conducevano una lotta contro questo sistema. Il 23 febbraio del 1979 c'è la sentenza. Siete collegati con la Corte d'Assise di Catanzaro. Il presidente Scuteri sta per leggere la sentenza per la strage di Piazza Fontana. In nome del popolo italiano, la Corte d'Assise di Catanzaro, visti gli articoli 483, 488, 489 Codice Procedura Penale, dichiara Freda Franco, Ventura Giovanni e Giannettini Guido colpevoli del delitto di strage continuata. La Corte d'Assise di Catanzaro condanna all'ergastolo per la strage di Piazza Fontana Franco Freda, Giovanni Ventura e Guido Giannettini. Condanna a 4 e 2 anni il generale Maletti e il capitano Labruna per le sfiltrazioni e a un anno il maresciallo Tanzilli per falsa testimonianza. Rinvia al Tribunale dei Ministri Andreotti, Rumor e Tanassi per il segreto di Stato opposto ai magistrati milanesi sulla vicenda Giannettini. Pietro Valpreda viene assolto per la strage di Piazza Fontana, come anche Mario Merlino. Ad ascoltare la sentenza, però, Franco Freda e Giovanni Ventura non ci sono. Buonasera. Nessuna traccia di Giovanni Ventura, il libraio neofascista di Castelfranco Veneto, imputato per la strage di Piazza Fontana. Ventura è scomparso questo pomeriggio dal suo domicilio coatto a Catanzaro, sfuggendo alla sorveglianza della polizia. Sono scappati in Sud America. Freda in Costa Rica e Ventura in Argentina. Erano agli arresti domiciliari, ma sono spariti. Franco Freda anche grazie all'aiuto dell'Andrangheta calabrese. Vengono ritrovati e riportati a Catanzaro per sentire la sentenza d'appello del 20 marzo 1981, che cambia tutto. Assoluzione per insufficienza di prove per Franco Freda, Giovanni Ventura e Guido Giannettini. Riconfermata l'assoluzione per Marco Pozzan. Assoluzione per il generale Maletti, il capitano Labruna e il maresciallo Tanzilli. Assolti anche Valpreda e Merlino. Freda e Ventura vengono condannati a 15 anni per associazione sovversiva continuata, ma per le altre bombe, quelle dell'aprile-agosto 1969. Per quanto riguarda i ministri, la commissione inquirente archivia tutto e anche loro escono definitivamente dalla storia di Piazza Fontana. Anche il generale Maletti non è in tribunale a sentire le sentenze che lo riguardano. Coinvolto in altri episodi della strategia della tensione, è scappato in Sudafrica e vive a Johannesburg, nel quartiere residenziale di Rosebank. Pronto, Johannesburg? Pronto? Generale Maletti? Sono io. Lei non è venuto al processo contro il generale Malizia, se lo ricorda, no? Io non ero stato avvertito che sarei stato convocato come testimone. Ho capito. Quindi ero qui tranquillo e pacifico con mio figlio quando i giornali hanno parlato della mia convocazione. Ho capito. Lei ha suo figlio lì a Johannesburg. Siccome io ero disposto a venire, soltanto che, come lei sa, l'autorità giudiziaria deve provvedere alle spese di viaggio. Ha intenzione di tornare a Catanzaro? Beh, in Italia senz'altro, a Catanzaro può darsi di sì. Cioè, se c'è bisogno di me, ritorno. Questo è ovvio.
Il generale Maletti non torna. Il 10 giugno 1982 c'è la sentenza di Cassazione, che cambia tutto un'altra volta. Annulla la sentenza precedente e rinvia tutti a giudizio, tranne Guido Giannettini, che esce definitivamente di scena dalla storia dei processi per la strage di Piazza Fontana. Mi ricordo appunto di essere andata in macchina con mio marito, nel frattempo a Catanzaro, poi di esserci andata con istituzioni locali della città di Milano, per richiedere sempre questa giustizia e verità. Gli atti del processo cambiano nuovamente destinazione e finiscono a Bari per la sentenza d'appello, che viene pronunciata il 1 agosto 1985. Conferma della assoluzione per Franco Freda e Giovanni Ventura. Assoluzione definitiva per Pietro Valpreda e il maresciallo Tanzilli. Conferma della condanna, anche se con pene ridotte, per il capitano Labruna e per il generale Maletti. Sentenza confermata dalla Cassazione nel 1987. Se nel primo processo i depistaggi erano stati così, così pesanti, nel secondo, più che di depistaggi, si deve parlare di scivolosità del processo, perché un po' attraverso i meccanismi processuali, l'imputato che in quanto imputato non può, può anche astenersi da fare dichiarazioni perché è imputato in un processo connesso e quindi magari non dice quello che potrebbe dire, il testimone che non si ricorda più quello che ha detto allora, quello che ha detto delle cose in istruttoria ma non le ripete al dibattimento e non possono più essere utilizzate quelle che ha detto allora. E il tempo è passato, nel frattempo più di 30 anni, e quindi tutto questo produce un effetto straniante sul processo. Ci sono altri due processi, sempre a Catanzaro, a carico di Stefano Delle Chiaie, fondatore di Avanguardia Nazionale, e Massimiliano Facchini, di Ordine Nuovo, assolti per non aver commesso il fatto, sia in assise nel 1989 che in appello nel 1991. Siamo arrivati al settimo processo e per la magistratura la strage di Piazza Fontana ancora non ha un colpevole. Poi succede qualcosa. C'è un giudice a Milano che si chiama Guido Salvini. Nel 1988 sta conducendo un'inchiesta su Ordine Nuovo e su alcuni attentati compiuti dall'organizzazione, uno in particolare fallito. Nell'aprile del 1973 il giovane Nico Azzi sta sistemando una bomba sul treno Torino-Roma, ma l'ordigno è difettoso e gli scoppia tra le gambe, ferendolo. Da quell'inchiesta emergono alcune novità che si aggiungono agli elementi che già esistevano e piano piano l'inchiesta sulla strage di Piazza Fontana ricomincia a camminare. Fascicolo 721/88F. Con l'aiuto dei carabinieri del capitano Massimo Giraudo, il giudice istruttore Salvini aggiunge nuovi elementi e nuove testimonianze. C'è qualcuno, infatti, che ha ricominciato a parlare. Chi afferma che i morti non erano previsti mentre? I morti erano il prezzo che l'Italia doveva pagare per arrivare allo stato di emergenza. Vincenzo Vinciguerra è un neofascista di Ordine Nuovo condannato all'ergastolo per la strage di Peteano, un paese vicino a Gorizia. Nel maggio del 1972, una 500 imbottita di esplosivo salta per aria, provocando la morte di 3 carabinieri. Vincenzo Vinciguerra è reo confesso. Non si è mai pentito, ma ha raccontato ai magistrati molte cose interessanti sulla strategia della tensione. Nel 91 ricomincia a parlare e riempie 150 pagine di verbali. Ma ci sono anche altri neofascisti che parlano. Martino Siciliano è un militante di Ordine Nuovo coinvolto in alcuni attentati dinamitardi. Dal 1979 è nascosto a Parigi. Gli uomini del SISMI, il servizio segreto militare, lo trovano e lo riportano in Italia e lui comincia a collaborare. Poi è la volta di Carlo Di Giglio, militante di Ordine Nuovo, dirigente del poligono di tiro di Mestre, esperto di armi ed esplosivi e informatore dei servizi segreti americani col nome in codice di Erodoto. Carlo Di Giglio era scappato in Sud America, a Santo Domingo. Viene arrestato, estradato in Italia e comincia a collaborare. Parla anche un altro neofascista, Edgardo Bonazzi, in carcere per aver ucciso un militante di Lotta Continua nel 72. Giannettini, quando mi parla della strage di Piazza Fontana, degli eventi, chi ha messo la bomba, chi non ha messo la bomba,
chi c'era all'interno dell'organizzazione e gli appoggi che potevano esserci stati a Milano, in mia presenza, insomma, si parlava, eravamo nel cortile di Nuoro nell'80, quindi e parlavamo di queste cose, quindi chi mette la bomba è Zorzi. Delfo Zorzi è un personaggio molto particolare. Nel 1969, al tempo della strage, ha 22 anni, studia giapponese all'Università di Napoli ed è un appassionato di arti marziali, judo soprattutto. Ha anche aperto una palestra a Mestre. Gli amici lo chiamano il samurai. Delfo Zorzi viene accusato di far parte della cellula veneta di Ordine Nuovo. Di più, secondo i neofascisti che hanno cominciato a collaborare col giudice istruttore Salvini, sarebbe un pezzo grosso, il capo delle operazioni militari. Era un buon attivista. Molto capace, molto abile con le mani, e anche dotata anche di un certo coraggio fisico, insomma, persone che non si tirava indietro. Delfo era un esperto in sabotaggio. Secondo i collaboratori di giustizia, Delfo Zorzi sarebbe stato in possesso di esplosivo e cassette metalliche come quelli usati negli attentati del dicembre del 69. Delfo Zorzi avrebbe chiesto una consulenza a Carlo Di Giglio. Infatti ha il baule della macchina pieno di esplosivo e deve fare un viaggio lungo. Deve andare fino a Milano. Gli chiesi dove andasse con quel poco di carico così pericoloso. Lui mi disse che andava molto lontano, andava a Milano. Voleva sapere se la macchina avrebbe potuto con gli scussoni far esplodere l'esplosivo. Io gli dissi che sarebbe stato da parte sua molto più prudente trovare una macchina che avesse dei buoni ammortizzatori. Delfo Zorzi avrebbe detto ai suoi camerati l'abbiamo fatta noi e si sarebbe riferito a qualcosa di molto preciso, la strage di Piazza Fontana. Delfo Zorzi, insomma, sarebbe uno degli autori della strage di Piazza Fontana. Ma dov'è Delfo Zorzi? Non c'è neanche lui. Dal 1974 è in Giappone, dove è diventato miliardario nel campo dell'abbigliamento e della moda. Dal 1984 è diventato anche cittadino giapponese e ha cambiato il suo nome in Hagen Roy. Vive a Tokyo, in un quartiere residenziale. Senti, lo conosci questo italiano che vive qui? No, vive un italiano qui, non lo sapevo. Da quanto tempo vivi tu qui? Da 2 mesi. Da 2 mesi? È uno che ha i capelli grigi, molto grosso fisicamente. Mai visto. L'ottavo processo per la strage di Piazza Fontana si tiene a Milano nel febbraio del 2000. Accusati a vario titolo di essere responsabili della strage, ci sono Delfo Zorzi, latitante, Carlo Maria Maggi, responsabile nel 69 di Ordine Nuovo per il Triveneto, e Giancarlo Rognoni, appartenente ad un'organizzazione di estrema destra legata ad Ordine Nuovo. Gli imputati negano. Nega Carlo Maria Maggi, nega Giancarlo Rognoni, nega Delfo Zorzi. Senta, lei è accusato di aver messo allora materialmente la bomba a Piazza Fontana. Le faccio la domanda più banale, intanto ha un alibi per quel giorno? Mi scusi l'impertinenza, dottor Vespa, lei ce l'ha l'alibi per quel giorno? Se le chiedessero dov'era 30 anni fa, un certo giorno, saprebbe rispondere. Al processo sfila gran parte dell'organigramma di Ordine Nuovo e anche molti dei protagonisti dei processi precedenti, alcuni dei quali non possono più essere processati per quel delitto, essendo stati assolti in via definitiva. Sul banco dei testimoni passano Franco Freda e Guido Giannettini. Torna anche Giannadelio Maletti, dal Sudafrica. Torna con una speciale impunità che gli permette di testimoniare al processo e poi ritornarsene a Johannesburg. I familiari delle vittime si abbracciano, soddisfatte le parti civili. I condannati dovranno anche pagare spese processuali e risarcimenti miliardari. Il 1 gennaio del 2001 la Corte d'Assise di Milano condanna all'ergastolo Delfo Zorzi, Carlo Maria Maggi e Giancarlo Rognoni. Alla lettura della sentenza segue un applauso che dura qualche minuto. Oltre alla responsabilità degli imputati, la sentenza di primo grado cerca di stabilire alcuni punti fermi. Che la strage di Piazza Fontana va inserita in quella strategia della tensione elaborata fino dai tempi del convegno dell'Istituto Polio all'Hotel Parco dei Principi, nel lontano 1965.
che la strage ha goduto dei depistaggi e delle protezioni di parte dei nostri servizi segreti e anche di quelli americani, che attraverso le infiltrazioni in ordine nuovo erano al corrente almeno della verità sulla strage. I difensori degli imputati ricorrono in appello. Il 12 marzo del 2004 arriva la sentenza della Corte d'Assise d'Appello. Assolve Maggi e Zordi dall'imputazione allora scritta per non aver commesso il fatto ai sensi dell'articolo 530 secondo comma Codice Procedura Penale. E di nuovo, per la nona volta, cambia tutto. Assolti Delfo Zorzi, Carlo Maria Maggi e Giancarlo Rognoni. Per la Corte d'Appello, la matrice della strage è di estrema destra e va attribuita a ordine nuovo. Franco Freda e Giovanni Ventura sono responsabili della strage di Piazza Fontana, ma essendo stati assolti in via definitiva non possono più essere processati, perché nessuno può essere processato due volte per lo stesso delitto. Dal punto di vista giudiziario, la strage di Piazza Fontana, quei 17 morti e 86 feriti, un colpevole ancora non ce l'hanno. In un paese democratico non può essere che uno vada in banca e ne esca trucidato. Ci hanno massacrato i genitori, ci hanno massacrato i figli, devono darci giustizia e concretezza. Il 3 maggio del 2005 la Corte di Cassazione conferma l'assoluzione per Delfo Zorzi, Carlo Maria Maggi e Giancarlo Rognoni e condanna al pagamento delle spese processuali le parti civili, tra cui anche i parenti delle vittime. Fine. La storia processuale della strage di Piazza Fontana finisce qui. Per quei 17 morti e per quegli 86 feriti, un colpevole, con il nome e cognome, non c'è. Io so, scriveva Pierpaolo Pasolini in un articolo sul Corriere della Sera che parlava proprio di stragi. Io so la verità, è la verità del buonsenso, la verità della storia, quella che appartiene a quel modo semplice e logico di mettere in fila i fatti proprio della riflessione storica e che interviene quando i processi non riescono più a stabilire una verità giudiziaria. Eppure quella verità da qualche parte c'è. C'è qualcuno che sa chi ha messo quella bomba nella banca di Piazza Fontana, quel 12 dicembre del 1969. Io credo che una dozzina di persone sanno la verità su Piazza Fontana e che sono gli esecutori, chi ha portato appunto il fattorino, si dice in gergo, no? Chi ha portato la borsa sotto il tavolo e l'ha fatta esplodere, chi ha preparato gli ordigni, chi ad esempio a Milano li ha ospitati intanto che preparavano gli ordigni, quindi il retroterra logistico immediato, che è sempre assieme al discorso del finanziamento dello strage, della strage anche il retroterra immediato di quella strage è rimasto nell'ombra, e poi chi ha dato il segnale probabilmente poche ore prima dell'azione, andate avanti, fatela pure. Io credo una dozzina di persone, probabilmente qualcuno è ancora in vita, qualcun altro via via nel corso del tempo è scomparso, ma è una specie di conto alla rovescia della verità e non so se qualcuno risponderà in tempo. La storia non si fa con i sé, però ogni tanto viene la tentazione di chiedersi come sarebbe stato questo paese se non ci fosse stata la strage, se l'Italia la sua innocenza non l'avesse perduta. Se non fosse arrivato questo evento drammatico ad alzare bruscamente il livello dello scontro e della conflittualità, ad affermare un certo modo di fare politica con le bombe e con le armi. Dopo Piazza Fontana ci saranno altre stragi, altri morti e altre bombe. Forse, se non è successo niente di peggio, è stato proprio grazie a quelle centinaia di migliaia di persone che hanno bloccato tutta Milano quel giorno per seguire quelle 16 bare e che non si sono mai dimenticate di farsi sentire, di farsi vedere, né allora né dopo. Erano tutti lì quel giorno e nessuno li aveva chiamati, erano venuti da soli.